grazie a voi per l'invito. Allora, c'è una categoria centrale nel dibattito storiografico degli ultimi due secoli, che è la categoria di modernità. È intorno all'idea di modernità che si costruisce la scienza storica per come la conosciamo noi, diciamo sostanzialmente da Ludovico Antonio Muratori in poi, da quando la storia assume certe caratteristiche disciplinari che sono quelle che tuttora riconosciamo. Non solo, ma la categoria di modernità è la categoria intorno a cui si costituisce l'identità di Europa prima e di Occidente dopo. L'Occidente è moderno per definizione, la modernità è l'Occidente. Questa è l'idea. Su questo c'è stata tutta una riflessione, non tanto degli storici, devo dire, quanto piuttosto degli economisti, dei sociologi, dei politologi. Tutta la critica alla modernità fatta da Marx, o per certi versi anche da Weber, o i discorsi sulla modernità di Durkheim, e poi tutta la produzione sociopolitologica di autori come Rockham, per esempio, Lippert, eccetera, è incentrata intorno all'idea di modernità. E il discorso sulla modernizzazione, attenti che sono due concetti legati ma non perfettamente identici. La modernità è uno stato, è un fenomeno. La modernizzazione è un fare, è come si diventa moderni. Nasce quindi dal discorso della modernità il concetto di modernizzazione, grosso modo verso gli anni, la fine degli anni 20, i primi anni 30, inizia soprattutto la sociologia americana, ma poi si aggiungeranno anche altri. E sostanzialmente le teorie della modernizzazione, da cui scaturirà abbastanza naturalmente il concetto di globalizzazione. La globalizzazione non è altro che l'incontro fra l'Europa, e per intendere l'Europa io non intendo solo il continente europeo, intendo anche le Americhe e l'Australia, Nuova Zelanda, cioè l'Europa fuori Europa, quei paesi che per effetto di una prolungata colonizzazione e cioè hanno assorbito, soprattutto per l'assimilazione al ceppo cristiano, hanno stabilito un'identità moderna. L'idea della globalizzazione è cosa? È l'incontro fra l'Europa ed Europa fuori Europa e l'Asia, che è l'altro pezzo di mondo che in realtà non è mai entrato perfettamente in relazione con l'Occidente, con la cristianità, con l'Europa fuori Europa, che include per esempio anche la Russia. L'Africa ha subito una colonizzazione più o meno prolungata, ha mantenuto più, per esempio, dell'America Latina la sua identità, anche perché gli europei non hanno fatto in tempo a sterminare tutti i nativi, cosa che invece è stata puntualmente e con modo scienziosamente fatta nei continenti, nelle due Americhe. Bene, in questo l'idea di partenza qual è? L'idea di partenza è come si fa a modernizzare l'Asia. L'Africa verrà dopo, ma l'idea è essenzialmente l'Asia. Dove per modernizzare essenzialmente l'idea è quella di occidentalizzare, socializzare al modello sociale, economico, politico del mondo occidentale anche questi paesi. Questo è per esempio il succo del libro di Francis Fukuyama dei primi anni 90, grosso modo, L'ultimo uomo e la fine della storia. Fine della storia perché ormai c'è l'affermazione definitiva di un modello che non ha più modelli che lo sfidano. Bene, come sapete le cose non stanno andando esattamente in questa maniera, anche perché a quanto pare i nostri interlocutori, che pure
aspirano alla modernizzazione, non hanno però alcuna voglia di occidentalizzarsi. C'è uno scontro culturale ripetuto che non dovete pensare riguardi soltanto temi come quello dell'ordinamento politico. Pensate per esempio a una cosa, all'urto forte che si sta profilando in materia di diritti personali come quelli dei gay. Guardate che contemporaneamente assistiamo a un fenomeno estremamente diventa una forte divergenza fra il mondo occidentale che punisce l'omofobia, promuove una serie di iniziative culturali dello Stato, eccetera, riconosce il diritto alle unioni gay, eccetera. Contemporaneamente abbiamo paesi come la Russia, come l'Uganda o anche alcuni paesi asiatici che penalizzano l'omosessualità anche con pene estremamente severe. In questo c'è anche una reazione anti-occidentale, cioè non dovete vederci solo la continuità di certi modelli di comportamento sessuale, ma perché a questo punto dice, ma perché non c'era prima? C'è adesso perché è una reazione, un'opposizione a quella che viene vista come un'occupazione culturale dal mondo occidentale. Bene, tutto questo ci porta a riflettere su che cos'è la modernità. La modernità, la modernizzazione, se preferite, è stato il modo con cui noi occidentali ci siamo raccontati la nostra storia. Ce la siamo raccontata, ce la siamo spiegata e ci siamo fatti un'idea. Questa idea si basa su alcuni presupposti. Il carattere organico dei processi di modernità, per cui ci sono una serie di corrispondenze di univoche. Sviluppo tecnologico e scientifico, applicazione della scienza alla produzione, industrializzazione, sì. Ma tutto questo è in relazione, per esempio, ai processi di urbanizzazione, ai processi di scoperta del superamento del pensiero magico-religioso e affermazione del pensiero scientifico, logico-scientifico. Non solo, ma questo significa anche stato burocratico moderno, nazionale, affermazione di diritti civili, principio di distinzione individuale, quindi diritti civili. Quindi stato di diritto, eccetera, quindi stato rappresentativo, eccetera. Tutta questa serie di fenomeni che effettivamente nell'esperienza europea si sono presentati nel giro di 2-3 secoli, uno dietro l'altro, quindi in qualche modo intrecciati, vengono pensati come manifestazioni diverse di un unico processo, quello della modernità, che presuppone insieme in qualche modo questa serie di fenomeni. E di conseguenza questo porta a un'altra idea, che la modernizzazione sia un valore generalizzabile. C'è una via alla modernizzazione, questa. Tant'è vero che alcuni autori, ad esempio Stomka, parla a proposito dell'Unione Sovietica e della Germania nazista di falsa modernizzazione. Oppure un altro autore, che è il professor Martinelli, che insegna nella mia facoltà e che è uno scienziato sociale di fama internazionale con libri tradotti anche in cinese, russo, eccetera, che parla di modernizzazione parziale o imperfetta. Perché la modernizzazione è quella di modello europeo, quella è la, con la M maiuscola, modernizzazione. In realtà l'urto della globalizzazione ci sta smentendo quest'idea, ci sta dicendo che non solo non è affatto vero che ci siano questi automatismi, che possono esserci modelli alternativi, attenzione, uso questa espressione in senso puramente adattativo, non voglio dire che i cosiddetti modelli alternativi siano preferibili in assoluto, non mi guardo bene a dire, dico soltanto, constato che esistono varie vie alla modernità.
Ma se esistono varie vie, allora la modernizzazione cos'è? In cosa consiste? Beh, pensate al caso cinese. Nel caso cinese ci troviamo di fronte a una cosa irriducibile nei nostri schemi. Perché? Beh, certe cose i cinesi le hanno avute molto prima di noi. Uno degli aspetti centrali della modernizzazione per noi è il processo di secolarizzazione, l'emancipazione delle strutture politiche e sociali dal principio religioso. Ma questo i cinesi lo hanno avuto già 5 secoli prima di Cristo, già con Confucio c'è una notevole emancipazione. D'altro canto, i cinesi hanno una tradizione religiosa scarsamente suscettibile di diciamo influenze di interessi ideologici. La religione cinese inclina molto di più a essere una religione morale, suscettiva, e in ogni caso il problema della secolarizzazione semplicemente non si pone in Cina, come si è posto molto prima. Viceversa, il grande sviluppo economico che la Cina sta avendo, almeno per ora, non sta comportando alcuna democratizzazione delle strutture politiche. Non se ne parla proprio, mi sembra di capire. E attenzione, in questo senso noi abbiamo un altro esempio importante, che è quello del Giappone, dove la modernizzazione non ha coinciso con elementi di mutamento del valore individuale. Uno degli aspetti centrali della modernizzazione è stato la valorizzazione del principio individuale. La nostra idea di libertà è tutta centrata intorno all'individuo e il principio di specificazione individuale prevede da un lato una serie di diritti civili, da un altro lato prevede la valorizzazione meritocratica in base a criteri di tipo utilitaristico funzionale degli individui che compongono la società. Beh, questo in Giappone non c'è stato granché. Dal punto di vista dei valori proprio antropologici, il Giappone continua a non valorizzare la possibile specificazione degli individui. Tuttora in Giappone si usa dire un proverbio che dice che quando arriva la martellata il primo a essere colpito è il chiodo che sporge di più, proprio per dare l'idea dell'opportunità e della preferibilità del livellamento degli individui. Questo è un principio pedagogico che viene spesso ripetuto a scuola fin dalle prime classi. Tuttora il Giappone sì, certo, ha democratizzato le sue strutture politiche, è una democrazia politica rappresentativa, però è anche vero che di mezzo ci sono un paio di bombe atomiche e una guerra persa rovinosamente con una costruzione badata, non fatta dai giapponesi. La costruzione giapponese è stata scritta da giuristi americani, punto. E sono andati e gli hanno detto: questa è la vostra costituzione. E i giapponesi, gente molto pratica, non hanno fatto una piega e hanno accettato la questione. Però attenzione, sì, anche se i meccanismi di stato di diritto rappresentativo eccetera presentano molti elementi di similarità con i sistemi politici di Europa e Stati Uniti, io ci andrei piuttosto cauto nel dire che quella è una democrazia, almeno sul piano dei valori, sul piano della concezione del rapporto fra l'uomo e lo Stato, fra i cittadini e lo Stato, di tipo occidentale. Sarei molto prudente. L'imperatore continua a essere il figlio di Dio. Queste sono cose che significano la persistenza di certi valori culturali anche al di là di una situazione come quella che può essere uno Stato che è stato sconfitto, occupato, a cui sono state imposte delle regole.
E allora uno si chiede, ma se non è così automatico il rapporto fra questi vari fenomeni, allora cos'è che definisce la modernizzazione? Non c'è da fare altro che applicare il criterio weberiano del sé, del sopprimere singole componenti per vedere comparativamente cos'è che caratterizza un paese come moderno rispetto agli altri. Guardate, voi avrete paesi che non hanno la democrazia politica, paesi che non hanno il principio di specificazione individuale, paesi in cui per esempio il principio di secolarizzazione ha un'interpretazione molto particolare. Gli Stati Uniti, che sarebbero il modello in assoluto di democrazia occidentale, sono un paese caratterizzato da una fortissima enfasi del discorso religioso. Se voi pensate che sul dollaro c'è scritto "In God we trust", in Dio noi confidiamo, nessun'altra moneta c'ha un'invocazione a Dio, che dato non sappiamo quanto, io non sono credente, ma non so quanto il buon Dio, se dovesse esistere, gradirebbe questa assimilazione a un principio. Nella tradizione cattolica il denaro è lo sterco del demonio. Bene, e allora cos'è che caratterizza la modernità? Se voi confrontate, c'è un solo elemento che realmente definisce l'arrivo nella modernità di un paese: l'applicazione della scienza alla produzione attraverso la tecnologia e lo sviluppo industriale. Punto. Questo è l'unico elemento che voi troverete sempre in ciascun caso di paese ritenuto moderno. Bene, ma allora come si è formato tutto questo? E probabilmente in questo c'entra una cosa: c'entra il fatto che la modernizzazione non si è prodotta in modo rettilineo, continuo, omogeneo, si è prodotta a salti, a scatti, con forti diversità nei contesti nazionali, con fasi di intervallo, di stasi o anche addirittura di regressione per certi aspetti. Noi possiamo distinguere tre fasi centrali della modernizzazione. C'è una prima fase, la modernizzazione classica, che riguarda sostanzialmente Olanda, Francia, Inghilterra, è la nascita degli Stati Uniti. Sono i quattro grandi casi di modernizzazione. Guardate che, a ben vedere, nessuno di questi casi ha esattamente i criteri di modernizzazione teorizzati dalle grandi scuole sociologiche, per cui la modernizzazione resta più un ideatipo che qualcosa di effettivamente concretato in uno o più paesi. Se ci fate caso, questa prima fase grosso modo si svolge nell'arco di due secoli e mezzo, quasi tre. Andiamo dalla riforma protestante e dalla rivolta dei Paesi Bassi contro la Spagna, che segna la rivoluzione olandese, che segna il primo momento di affermazione per esempio del principio repubblicano. Poi, per certi versi, è la Francia ad avere una prima forma di modernizzazione, soprattutto con il colbertismo. Parallelamente, anzi un po' prima, nel XVII secolo, abbiamo l'Inghilterra, che ha due rivoluzioni, quella del 1629-40 sostanzialmente, e la Glorious Revolution del 1688-89. E quindi anche l'Inghilterra ha una origine rivoluzionaria, ma anche la Francia, per eccellenza, è paese che passa la modernità attraverso una rivoluzione. È vero che il colbertismo aveva aperto la strada, è però quello che sancisce definitivamente la modernità francese è la rivoluzione e il periodo napoleonico. E gli Stati Uniti,
Violacciati dal punto di vista strettamente cronologico verrebbero prima della Francia per via della rivoluzione, però guardate, gli Stati Uniti là il passaggio alla modernità lo hanno iniziato con la loro rivoluzione, ma lo hanno poi compiuto con il grande ciclo che finisce con la guerra di secessione. Quindi sostanzialmente abbiamo qualcosa che è iniziato intorno al terzo decennio del XVI secolo e che poi è arrivato, sia pure però in paesi diversi, quindi in qualche modo succedendosi in modo diverso, alla metà del XIX secolo. Questo è il primo tipo di modernizzazione. Quindi una modernizzazione che ha sempre un'origine rivoluzionaria, una rottura interna, l'affermazione di un sistema di valori profondamente diverso che intacca prima di tutto il principio di autorità, che non discende più da Dio, ma discende dagli uomini. C'è poi una seconda ondata, c'è un momento di relativo intermezzo, ma sostanzialmente quasi si congiunge idealmente l'inizio di questa seconda ondata. Verso gli anni 60 dell'Ottocento inizia la modernizzazione in altri quattro paesi, Germania e Italia, che costituiscono il loro Stato nazionale e che saranno in qualche modo i più caratterizzati, soprattutto la Germania, sarà la vera culla della seconda rivoluzione industriale, quella che passa dal vapore al motore a scoppio. Poi seguirà, in qualche modo si intrecciano le storie di Russia e Giappone. Nel caso italiano e tedesco c'è un fatto militare alla base. Però attenzione, cioè le guerre di indipendenza che contro l'impero austro-ungarico che consentono la formazione dei due stati nazionali. Attenzione, premessa della seconda rivoluzione industriale, qui c'è in qualche modo uno scarto, il dato politico-statuale prevale, precede quello di carattere economico-industriale. Nel caso di Russia e Giappone c'è pure un fatto militare all'origine ed è la guerra di Crimea per i russi che porterà all'abolizione della servitù della gleba e poi a un primo nascente sistema industriale russo concentrato solo in due città sostanzialmente, e in Giappone lo scontro con gli Stati Uniti e la guerra del Toshi che finirà col provocare la fine dello shogunato e la rivoluzione dall'alto, la modernizzazione dall'alto degli imperatori Meiji. Però se andate a vedere, in fondo sono tutte rivoluzioni dall'alto. In Italia, sconfitta la soluzione democratica nel 1848, lo Stato nazionale si costruisce come? Si costituisce intorno all'azione politico-diplomatico-militare del Piemonte. Allo stesso modo in cui in Germania è l'azione politica e militare della Prussia, allo stesso modo in cui in Russia il processo è aperto dall'alto con la prorogazione della servitù della gleba e infine in Giappone appunto con la rivoluzione di Meiji. Quindi c'è una seconda ondata che ha caratteristiche diverse perché non ha un'origine rivoluzionaria, ha una caratterizzazione di rivoluzione dall'alto, spesso accesa da fatti militari, o sconfitte o vittorie, comunque di ordine militare. Il risultato quale sarà? Sarà il fatto che nel tempo, cioè
fra la fine dell'Ottocento e sostanzialmente gli anni 30 del Novecento, nascono due modelli diversi di modernizzazione. Il modello militare, autoritario, nazionalista, che caratterizzerà le e che sfocerà in dittature, che caratterizzerà il caso di Giappone, Italia e Germania, poi ne riparliamo, che non a caso vediamo alleati nell'asse Roma-Berlino-Tokyo. Dall'altro lato abbiamo il modello socialista, che è quello della Russia, con una differenza rispetto ai programmi iniziali, cioè sostanzialmente il caso, la modernizzazione nazionalista e autoritaria è l'applicazione di un modello effettivamente progettato. Nel caso dell'alternativa socialista a quella sovietica, invece c'è uno scarto molto forte fra il progetto originario e la realizzazione. Quindi già qui possiamo cominciare a osservare una cosa. Il discorso della guerra. Quanto è importante la guerra nella modernizzazione? Molto. Vedete, inizialmente i paesi che realizzano la rivoluzione hanno essenzialmente delle crisi interne. Si afferma un potere, anziché lo scontro avviene con le armi, ma all'interno, prevalentemente, fra cittadini dello stesso paese. È quello che verrà teorizzato da John Locke nella sua teoria della democrazia, che dice bene, quando dovesse insorgere una vertenza fra il popolo e il re, e quando il re dovesse lasciare il suo potere, si cercheranno tutti i mezzi per riportare il re all'interno del patto. E quando questo dovesse rivelarsi impossibile, non rimane che la strada dell'appello al cielo. L'appello al cielo, bellissima espressione, sta per lotta armata. Cioè, lo scontro è quello del chi vince militarmente, ma all'interno. Al contrario, nella seconda ondata abbiamo visto una, quindi all'inizio non è la guerra l'anima del processo di modernizzazione, anche se però questo sfocerà poi in scontro di potenza, ad esempio le rivalità franco-inglesi, la sconfitta olandese rispetto all'egemonia. Voi avrete in questo periodo una serie di egemonie, di passaggi di egemonia, prima olandese, poi spagnola, poi inglese. La Francia si troverà con Napoleone, ma come noto verrà sconfitta. E perché? Qui già si capisce una cosa: la modernità non è separabile dal concetto di sviluppo di potenza e di volontà di potenza. La modernità cambia un paese, lo modifica, però lo proietta immediatamente alla ricerca dell'egemonia. Non c'è più il principio di egemonia all'interno della Respublica Christianorum in nome di valori religiosi. Ormai siamo passati alla laicità. Ed è dichiaratamente volontà di potenza, non per affermare principi religiosi, ma per affermare la potenza di un singolo contendente, che immediatamente trova l'antagonista con cui scontrarsi. Questo sarà l'esito finale della prima ondata di modernità, sono le guerre napoleoniche. Culminano. E lo spirito della modernità, guardate che lo trovate molto più nel Trattato della guerra di von Krieg piuttosto che in altre cose. Molto di più questo è accentuato dalla seconda ondata, dove il dato militare è proprio alla partenza, e qui si pone un problema. Quasi tutti i teorici della modernizzazione, soprattutto la sociologia americana, tendono a dire che i paesi che hanno avuto il processo di modernizzazione sono stati un po' la leva della modernizzazione
nei paesi più avanzati. Perché? Perché hanno fornito un modello, perché hanno fornito un'immagine vincente intorno a cui costituire nuove elite che si battono per la modernizzazione del proprio paese. E in secondo luogo, perché spesso hanno aiutato politicamente, economicamente, spesso anche militarmente, i nuovi paesi per accedere alla modernità. È una bella favola, scritta molto bene, peccato che dal punto di vista storiografico non funzioni molto. Perché? Primo, perché i paesi, le potenze già modernizzate, già arrivate alla modernità e quindi con maggiore capacità di potenza militare ed economica, non apprezzano la nascita di nuovi soggetti che sfidino questa loro egemonia. E molto spesso il ruolo prevalente delle potenze già consolidate non è stato affatto positivo, ma al contrario ha rappresentato la prima, principale, più importante resistenza ambientale allo sviluppo dei nuovi venuti. Ma voi direte, ci sono casi in cui, per esempio, la Francia e l'Inghilterra aiutano la formazione dello Stato nazionale italiano. Sì, andiamo a vedere un po' meglio però. La Francia aveva in testa l'idea della costituzione di uno Stato sostanzialmente nell'Italia del Nord, non gli interessava tutta la penisola, come cuscinetto rispetto all'impero austro-ungarico e come alleato minore, come sorta di protettorato. Anche gli inglesi aiutano l'Italia, ma lo fanno perché? E lo fanno soprattutto perché il regno delle Due Sicilie è troppo vicino alla sublime porta all'impero ottomano e soprattutto è chiuso dal punto di vista commerciale. Quello che interessa agli inglesi è lo zolfo e i vini di Sicilia. In qualche modo si appoggiano la vicenda unitaria italiana, però attenzione, tanto francesi quanto inglesi, quando l'Italia inizierà a porsi come potenza concorrente, basti che vi ricordi Tunisi, lo scontro per la Tunisia nel 1881 e la conseguente guerra commerciale italo-francese, il tentativo italiano verso l'Etiopia nel 1896 sconfitto, o la guerra di Libia nel 1911, inglesi e francesi non solo non sosterranno, ma si contrapporranno alle scelte italiane. Considerazioni simili noi le possiamo fare anche per il Giappone, dove gli stessi Stati Uniti che avevano sconfitto il Giappone e avevano avviato la modernità in una prima fase, sostengono effettivamente il processo di modernizzazione di Meiji. Ma man mano che il Giappone diverrà un po' troppo intraprendente e l'atteggiamento cambierà. Potremmo fare altre considerazioni del genere. Cosa voglio dire? E quando le potenze emerse sono favorevoli alla modernizzazione dei paesi cosiddetti arretrati, ma ad una modernizzazione subalterna. Nel paese arretrato la potenza emersa vede uno un mercato che, se dovesse espandersi, sarebbe interessante per l'esportazione delle proprie merci. Due, un possibile alleato politico-militare in posizione subalterna. Tre, un campo di espansione del proprio modello culturale e sociale. Ad esempio in posizione della lingua. Ecco, tutto questo vi spiega come c'è un iniziale atteggiamento favorevole, ma che poi man mano che il nuovo paese emerso si propone come concorrente, come rivale nello scontro per l'egemonia, i paesi emersi diventano rapidamente un fronte compatto contro i nuovi venuti, che spesso determina un'involuzione del processo stesso di modernizzazione. Guardate, non è un caso.
caso, se ci fate attenzione, che noi troviamo l'alleanza dei paesi della prima modernizzazione, francesi, inglesi, americani, per non dire canadesi, olandesi, eccetera, compatti contro l'asse dei paesi della modernizzazione nazionalista: Giappone, Germania, Italia. In quel caso c'è un'alleanza con la Russia, ma anche perché, diciamo la verità, i russi all'inizio la guerra l'hanno fatta da quella parte con l'aggressione alla Polonia insieme ai tedeschi. Sono stati i tedeschi ad attaccare la Russia, a determinare l'alleanza. Un'alleanza che però, attenti, dura solo per il periodo della guerra contro Germania e Giappone. Dopo, il principale conflitto, quale sarà? Quello fra i paesi della modernizzazione classica, liberale, capitalistica e l'Unione Sovietica, che ormai, dopo il crollo dello zarismo, rappresenta il modello socialista. Adesso non entriamo nel merito della preferibilità di un modello piuttosto che un altro. Dico, registro soltanto come la contrapposizione fra paesi della prima e della seconda ondata è un dato costante della nostra storia recente, del Novecento sostanzialmente. C'è poi una terza fase. La seconda fase, come sapete, termina prima con la sconfitta frontale del modello nazionalista di Italia, Germania e Giappone, che vengono in qualche modo socializzati alla comunità occidentale attraverso l'imposizione di modelli politico-culturali costituzionali, attraverso la diffusione di dell'egemonia culturale americana, in questo caso non più inglese, e attraverso il sistema di alleanze contro l'Unione Sovietica. Dopo ci sarà la sconfitta del modello socialista sovietico, che culminerà buoni 40 anni dopo nella crisi del 1991, che porta al disfacimento prima del blocco socialista e poi della stessa Unione Sovietica. Lì si apre la terza ondata di modernizzazione, quindi abbiamo due fasi di transizione, di relativa tregua, che è quella che va sostanzialmente dalla prima metà dell'Ottocento fino, dipende dai singoli contesti nazionali, agli anni 70-80 del XIX secolo. Abbiamo una seconda fase di transizione, che è quella che va, per certi versi, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale al crollo dell'Unione Sovietica. Con il crollo dell'Unione Sovietica e con l'affermazione del grande modello di mercato unico mondiale, che avrà la sua sanzione essenzialmente nel trattato di Marrakesh, c'è l'idea di una nuova modernizzazione pensata essenzialmente come espansione di che cosa? Del modello occidentale americano in particolare. Il modello che si afferma è quello del progetto della destra repubblicana americana, conosciuto come il nuovo secolo americano. L'idea è quello che teorizza Francis Fukuyama nel suo libro La fine della storia, e cioè la generalizzazione degli istituti politici, economici, sociali americani in tutto il mondo attraverso una rete estremamente estesa di trattati, convenzioni, eccetera, eccetera, e di ordine mondiale monopolare. Per la prima volta, guardate, questo è molto interessante notarlo, gli Stati Uniti vengono da una cultura profondamente anti-imperiale, sono nati da una rivoluzione contro l'impero, e a lungo la parola impero per gli americani non evocava affatto immagini positive. In qualche modo gli americani sono i portatori ancora di un modello. Ci sono solo due paesi nel mondo che ritengono di avere una missione universale, e sono la Francia e gli Stati Uniti. Guarda caso, due paesi che vengono dalle rivoluzioni
della prima modernizzazione. E gli americani nel loro modello hanno geneticamente uno stile di vero. Ci vorrà un'operazione culturale molto sofisticata che inizierà grosso modo nei tardi anni 70 per sdoganare l'idea di impero per gli americani. Inizierà su questo Edward Luttwak con il libro La grande strategia dell'impero americano, verrà poi in qualche modo ripreso anche da altri autori, fino a quando l'idea di impero, e lo capite leggendo il libro di Toninelli, Impero, che per la verità ha ragione esattamente per il contrario delle cose che pensa il suo autore. Toninelli è tutto contento di questa idea, però in realtà che cosa fa? Non è un caso che quel libro del noto autore sovversivo Toninelli verrà fortemente sostenuto dal New York Times, che dichiarerà Negri uno degli uomini dell'anno quando uscirà il suo libro. E non è un caso che Negri riprenda massicciamente le tesi di Francis Fukuyama, e Francis Fukuyama apprezzi molto Francis Fukuyama si destra del partito repubblicano americano. Negri dovrebbe essere collocato all'estrema sinistra, dovrebbe. In realtà, se vedete meglio la situazione, vi rendete conto di una cosa: che in realtà Negri che cosa fa? Assorbe totalmente il progetto americano e in qualche modo lo dichiara buono, vi aderisce, perché dice: l'impero che cos'è? L'impero nella sua concezione storica, imperium, cos'è? È l'autorità sovraordinata a qualsiasi stato nazionale che non riconosce fuori da sé. L'impero romano è stato un modello monopolare, ma anche perché l'altro grande impero, quello cinese, non si toccava, cioè erano due entità separate. E l'impero, come è noto, voi siete studenti di lettere, credo che le sappiate queste cose, l'impero non conosce un fuori da sé e non conosce avversari o nemici, conosce solo i belli. L'impero si regge sulla regola del parcere avere pietà dei sottomessi e debellare i superbi. Parcere subiectis et debellare superbos. Non c'è un fuori dall'impero e non c'è un nemico statuale dell'impero. Può esserci al massimo un ribelle da normalizzare. E infatti Negri dice, in perfetta sintonia con Francis Fukuyama, nell'impero non c'è più guerra, c'è solo operazione di polizia. Sono solo operazioni di polizia, perché non c'è un altro da l'impero. L'impero è chi garantisce la pace. C'è una pagina molto bella in cui Negri dice: quando dovesse esserci una minaccia alla pace, i generali americani, pur riluttanti, risponderanno all'appello della garanzia della pace. La garanzia della pace poi sarebbero le spedizioni in Afghanistan, Iraq, eccetera, Somalia e così via. E quindi l'idea è: finalmente c'è un ordine mondiale monopolare, deperisce, scompare lo Stato nazionale che perde di importanza e significatività, si afferma un sistema politico di comando che ha una sua centralità. Lì poi fa una serie di capriole per dire che l'impero non è gli Stati Uniti, ma è un sistema sovranazionale che ha negli Stati Uniti il suo strumento, cioè tutta una tirata. In realtà, come vedete, le cose non sono andate affatto in questo modo. E soprattutto si ripropone la dinamica del rapporto modernizzazione-guerra. E infatti questa terza fase, che sembrava dovesse sancire l'ordine mondiale,
mondiale monopolare americano, in realtà ben presto comincerà ad avere i suoi conflitti. Se leggete l'altro libro importante della destra repubblicana americana, l'antagonista di Francis Fukuyama, che è Samuel Huntington, che scrisse un libro interessante che vi consiglio di leggere, Il conflitto di civiltà, in cui lui, un po' più accortamente del suo ideale, dice: guardate che i popoli cosiddetti arretrati vogliono modernizzarsi, ma non intendono assolutamente occidentalizzarsi. Noi dobbiamo creare un sistema mondiale basato sostanzialmente su macro stati che rappresentino diversi modelli di civiltà. All'interno di questo lui vede l'egemonia dell'asse americano con la pendice europea, tanto per essere più chiari, e comincia a dialettizzarsi in questa maniera. E per la verità ragione lui, perché il progetto di Francis Fukuyama, rappresentato dal suo secondo libro Esportare la democrazia, andrà a infrangersi frontalmente con le guerre di Afghanistan, Iraq, molto meno il Kosovo, ma sostanzialmente. Perché aveva capito una cosa Fukuyama, che i due antagonisti sarebbero stati essenzialmente il mondo islamico e la Cina. E infatti i primi conflitti sono con il mondo islamico. Torna di nuovo il tema delle armi, ma in modo un po' diverso, perché all'inizio, con il crollo dell'Unione Sovietica, gli Stati Uniti non hanno rivali, perché dispongono dell'assoluto controllo del sistema satellitare. Dispongono di una flotta aerea che è l'equivalente delle principali 19 flotte aeree mondiali sommate. Dispongono di una flotta della Marina che equivale alle principali 8 flotte mondiali messe insieme, e da soli gli Stati Uniti rappresentano il 52% della spesa militare del mondo. Questo è all'inizio. Dove va a infrangersi il disegno americano? Beh, prima di tutto va a infrangersi contro le guerriglie, che sono quelle che permetteranno ai cinesi di teorizzare una cosa importante: la guerra senza limiti, la guerra asimmetrica. Altro libro che vi segnalo, di due ufficiali dello Stato Maggiore cinese, sono i nomi, che secondo me non sono affatto gli autori di quel libro, probabilmente sono due pizzaioli che stanno a Buenos Aires, probabilmente hanno dato i nomi. Gli autori vieni credo non sapremo mai chi sono. Quindi, prima di tutto, emerge questo concetto di guerra asimmetrica, e emerge anche un'altra idea, l'idea di guerra globale. La guerra non è più solo il fatto militare. Per la verità, già negli anni 60 non era più così. Lo scontro fra Stati Uniti e Russia si è combattuto militarmente in alcuni contesti del sud del mondo, Corea, Vietnam, e mai con un confronto diretto. Dove c'erano gli americani non c'erano i russi, se non come consiglieri militari, eccetera. Dove c'erano i russi non c'erano gli americani, se non come consiglieri comunali, militari, come servizi segreti, eccetera. Ed era iniziata a nascere la teoria della guerra politica, che piega la volontà dell'altro attraverso manifestazioni di insubordinazione, di destabilizzazione politica, sindacale del paese bersaglio. Questo verrà teorizzato più che degli americani. I veri teorici in questo saranno gli ufficiali dello Stato Maggiore francese, a cominciare dal generale Boff, e che iscriverà un libro importante, Strategia, dove il concetto di strategia, fino a quel punto legato al fatto militare, lo strategon è il capo militare, da quel momento comincia ad avere un significato molto più generale, e l'uso combinato
di strumenti di carattere politico, di carattere militare, di propaganda culturale, eccetera. Questa espansione del concetto di strategia e quindi questa modificazione dell'idea di guerra è quella che poi proseguirà in questo quindicennio, portando all'idea di guerra globale, dove centrale è, sono due aspetti importanti: la guerra finanziaria, economica, quindi guerra monetaria, guerra tendente alla manovra finanziaria, alla destabilizzazione dei paesi dal punto di vista finanziario, spionaggio industriale, eccetera. E l'altra dimensione importante qual è? È la dimensione della guerra coperta. Cos'è il concetto di guerra coperta? Beh, insomma, se io scateno un attacco aereo o con dei carri armati, difficile che passi inosservato, e soprattutto è impossibile nascondere l'origine dell'attacco, chi è che sta lanciando missili o colonne di carri armati. Ma noi viviamo in un mondo nel quale la guerra aperta è considerata un fatto molto rischioso, che politicamente si cerca di evitare. Allora, l'idea della guerra coperta. Ad esempio, io posso fare un'aggressione militare restando nascosto? Cioè, ad esempio, gli attacchi cyber. Forse pochi sanno che ogni anno ci sono già oltre 160.000 attacchi cyber a siti sensibili, cioè ministeri, siti militari, siti finanziari importanti, eccetera. Secondo, un attacco per esempio a postazioni satellitari da territori neutrali o comuni, difficilmente identificabili. Terzo, attacchi di tipo terroristico, magari attraverso l'appoggio a gruppi terroristi interni allo Stato che voglio colpire, per cui finanzio, appoggio, do armi, e quindi per esempio forme di lotta come per esempio le aggressioni batteriologiche. Le armi di distruzione di massa spesso sono armi batteriologiche, non solo nucleari, eccetera, ma non c'è bisogno di tirare un missile di una certa portata, cioè si possono fare anche attacchi molto più ridotti come quello al sarin nella metropolitana di Tokyo una dozzina di 12-13 anni fa. Quindi vedete, ci sono molte forme di aggressione militare. Attenzione, la guerra coperta non è una guerra incruenta, è una guerra cruenta, ma fatta in modo tale che non sia certa la matrice da cui proviene l'attacco. Ora, in qualche caso l'origine dell'attacco è effettivamente dubbia. Chi sono stati? I cinesi? Gli islamici? È veramente un gruppo terrorista interno che ha fatto questo attentato? Dietro c'è qualche Stato? Pensate che noi ancora adesso stiamo a discutere su chi possa essere stata l'origine dell'attacco dell'11 settembre. E abbiamo molti dubbi, per esempio, sul fatto che Al-Qaeda sia soltanto un'organizzazione terroristica. Noi di Al-Qaeda abbiamo parlato spesso come una sorta di brigate rosse che parlano arabo. In realtà Al-Qaeda, per come ci si è poi man mano manifestata, sembra piuttosto la P2 che si unisce alla moschea. Dentro ci sono rapporti molto forti con i servizi segreti pakistani, con certi settori importanti, classe dirigente egiziana, con addirittura pezzi di famiglia reale saudita. Quindi in realtà non è proprio così. C'è qualche altro dietro? C'è qualcuno che ha usato Al-Qaeda e adesso l'ha lasciata, l'ha mollata o no? Tutte cose che ancora non siamo in grado di definire.
Quindi è la stessa idea di modernità che a questo punto ha prodotto un modello di guerra completamente diverso. E allora, allontanandoci dal quadro e vedendo, che ora è il latino? 5 e vedendo il quadro nella sua interezza, cosa viene fuori? E viene fuori che la guerra è l'anima stessa della modernità. Oh, attenzione, non sto facendo il discorso della guerra sull'origine del mondo, e no, non voglio dire questo. Dico molto semplicemente che la modernità non è separabile dal concetto di volontà di potenza, e questa porta abbastanza scontatamente a confronti di natura militare. Non solo, ma la guerra è stata spesso l'anima dello sviluppo economico. Se noi andiamo a vedere le spese militari e la ricaduta civile degli investimenti militari, pensate a una cosa: alcuni di voi probabilmente avranno, se non qui a casa, qualche indumento fatto di lana vetro, ce l'avete presente? Beh, quello è un prodotto militare. Voi tutti utilizzate sicuramente internet, vero? Internet è nata come rete di comunicazione militare. Quasi tutta la rete comunicativa mondiale passa attraverso cavi di fibre ottiche che hanno un potenziale di informazioni molto maggiore di altri materiali. Le fibre ottiche sono un sottoprodotto dell'industria spaziale. Quindi, spesso è stato proprio l'investimento militare il volano dello sviluppo tecnologico, soprattutto negli Stati Uniti. Non c'è stato solo il welfare, c'è stato anche il warfare, cioè lo stato di guerra militare. E non solo, gli equilibri di forza del modello si sono spesso determinati in una chiave che inizialmente era di natura militare, strettamente militare, via via è diventata invece una dimensione tipo strategico, dove per strategia è quello che dicevo prima, la globalità dei rapporti, per cui io attacco un paese attraverso misure di carattere finanziario, economico, politico, militare, appoggio al terrorismo, propaganda, soft power, eccetera. L'importante è piegare la volontà dell'altro con qualsiasi mezzo utile. E questo passa attraverso che cosa? Attraverso le stesse tecnologie che ha prodotto la modernità. Vedete come qui c'è questo rimando continuo fra sviluppo tecnologico, quindi modernità, e guerra. La guerra spinge a cercare nuove soluzioni tecnologiche, e le nuove soluzioni tecnologiche spesso si prestano a usi militari imprevisti, se volete, civili e militari imprevisti. Ma l'energia nucleare da che cosa viene se non dalla ricerca dell'offensiva nucleare durante, un po' prima e poi durante la seconda guerra mondiale, eccetera. Adesso vedrete che un altro discorso molto delicato sarà quello delle terre rare cinesi, che viene visto solo dal punto di vista economico, ma si trascura una cosa, che sono l'elemento base irrinunciabile delle armi a energia diretta, che sono il futuro militare che abbiamo davanti. E quindi qui già voi capite che non si tratta solo di sviluppo del sistema delle armi, di rivoluzione delle armi. Sì, c'è, ma è un discorso più generale, è un discorso di natura culturale più ampia. Il rapporto fra modernità e guerra è una contraddizione profondissima, per il carattere poi altamente distruttivo della guerra, ma che è insita nel modello stesso concettuale di modernità. In qualche modo io credo che ci sarebbe un altro filone di discorso da sviluppare. Quanto, in
questa nostra idea di potenza del mondo, dell'Europa e dell'Europa fuori Europa, ci sia la radice monoteista della nostra religione. È l'idea della verità binaria, vero non vero, che porta spesso alla proiezione del questa è la verità da affermare. Guardate, siamo noi occidentali che abbiamo concepito l'idea di conquista del mondo, di ruolo missionario. Sono la Francia e gli Stati Uniti ad avere l'idea di un ruolo mondiale e l'idea di... E badate, non è soltanto un fatto che riguarda l'imperialismo, cioè l'idea di rivoluzione mondiale nasce, che è tipica dell'internazionale comunista, nasce non a caso in un contesto culturale come quello europeo. Io credo che ci sarebbe quest'altro filone che oggi non faremo in tempo a discutere, ma che ci rimanda sempre a questo discorso del rapporto fra crescita, sviluppo culturale e volontà di potenza, e progetto di potenza, di omogeneizzazione del mondo a sé. Questo è uno degli aspetti centrali della nostra vicenda. Noi ci siamo raccontati una storia diversa con la modernità, ci siamo messi molto in bella copia. Adesso c'è tutto un lato oscuro della modernità che gli sviluppi della globalizzazione ci impongono di esaminare e prendere in discussione. Grazie.